Buonasera a tutto il pubblico di Toscana Sprint, con le immagini ci troviamo a Piano del Quercione a Lucca per seguire questo secondo Trofeo Sagra dell'Olio e delle Olive Memorial Eliano Pierini, una gara organizzata dalla Confraternita di Misericordia Piano del Quercione in collaborazione con l'SC Corsanico, eh, società organizzatrice anche della famosissima gara ormai riservata alla categoria dei dilettanti, questa manifestazione che eh, è in concomitanza anche alla 45esima Sagra dell'Olio e delle Olive, sempre organizzata dalla Misericordia di Piano del Quercione che ha Dato eh, la location, sia per le iscrizioni e il ritrovo, sia per la premiazione, e noi invece con le immagini siamo già sul percorso che è un percorso che misura 1 km e 100 metri, quello che dovranno affrontare. Le sei categorie dalla G1 alla G6, mentre prenderà il via prima eh, di tutte le gare anche un componente della categoria G0, ovvero quella categoria che ancora non tesserata. Che non può eh, correre con bambini al di sotto dell'età dei 7 anni che però eh, ultimamente sta prendendo sempre più campo e a breve lo andremo anche a vedere sono tante le eh, squadre che hanno preso il via quest'anno ed eccolo qua intanto il rappresentante della categoria G0 che veste i colori societari della Grube in questo secondo trofeo sagra dell'olio e delle olive e vi dicevo che erano sono state tante le società che hanno preso il Via a questa manifestazione con la Coltano Grube Costruzioni che vediamo sempre nella figura del rappresentante della categoria G0, poi la Donorati con la Cinquale, il Team Stradella, il Pedale Pietrasantino, la Carube Progetto Giovani, la Ciclistica Mobiliari Ponsacco, la Tarros Junior Cycling Team, la Eiffel, Monte Carlo Ciclismo, poi la Nippo Vini Fantini Bottagna, il Pian di Momio e la US Fiumaretta. Ormai è tutto pronto per iniziare con le prime gare, quelle riservate alla categoria della G1, con il collegio di giuria formato da Giovanni Guidi, presidente di giuria, e Federica Zanobini nella figura del giudice di arrivo. Saranno eh, due giri che dovranno percorrere i rappresentanti della categoria G1 per un totale di 2 200 km 200 metri e in questa categoria hanno preso parte sia eh, rappresentanti della categoria maschile che femminile. Abbiamo visto proprio l'immagine di Liano Pierini che era anche riportata sulle coppe a cui è intitolato questo secondo trofeo sagre dell'Ole e dell'Olive. Siamo ormai al suono della campana, quindi ultimo giro per la categoria... Della G1 e a breve andremo a vedere chi sarà ad aggiudicarsi questa prima competizione delle 6 in programma qui a Piano del Quercione a Lucca. Andiamo a ricordare anche qualche sponsor della manifestazione, come il Gat e la Volpe, Studi Pierini Ingegneria Edi, la Speedbike di Varsottelli Massimo, ed eccoci con l'arrivo ed è proprio il corridore. Eh, della Grube che va a vincere della Coltano Grube si tratta di Federico Nesti davanti a Francesco Martinelli della Carube Progetto Giovani, poi Diego Gasperini della C Eiffel, Federico Bendinelli della Carube Progetto Giovani e della Coltano Grube Alessio Cartei nella quinta posizione va a chiudere la prima categoria della G1 maschile. Per la G1 femminile invece eh, a vincere è stata Martina D'Ambrosio del team Stradella. Quindi, in, in, conclusa la prima delle sei gare in programma andiamo a, a terminare di ricordare anche gli sponsor ed eccola qua eh, Martina D'Ambrosio del team Stradella che arriva adesso all'arrivo e vi dicevo altri sponsor come la Speedy Bike di Barsottelli Massimo poi la Thermoidralnica 2000 e la Gifas Electric siamo con le immagini nella, eh, imminenti alla partenza della seconda gara eh, di questo secondo trofeo sagra dell'olio e delle olive memorial Eliano Perini eh, con la categoria della G2 che dovrà percorrere 4 giri, quindi un totale di 4 km e 400 metri. Vediamo proprio il figlio di Eliano Pierini, Marco Pierini a gestire quelle che sono le dinamiche in corsa. Abbiamo visto anche Giovanni Guidi, presidente di giuria. E torniamo in gara con la categoria della G2 eh, quando siamo ancora nelle fasi centrali di questa eh, seconda prova che vi ricordo vede eh, quattro giri in programma da affrontare. Ed eccoci ormai. Nelle fasi conclusive, con il suono della campana che va a significare l'ultimo giro, e vede già un atleta al comando. Mi sarà interessante vedere se riuscirà a arrivare da solo. Era il corridore del pedale Pietrasantino. Eh, quando manca ormai un chilometro e cento metri su questo rettangolo da eh, affrontare. Qui a Piano del Quercione, vi ricordo, secondo trofeo Sagra dell'Olio e delle Olive, Memorial Eliano Pierini, che è anche in concomitanza con la 45 esima Saga dell'Olio e delle Olive organizzata dalla Misericordia di Piano del Quercione. Quercione. Ed eccoci con l'arrivo della seconda categoria, quella della G2, che vede il corridore del pedale Pietra Santino eh, Milian Garcia Pablo andare a vincere davanti a Cosimo Topi dell'OC Donoratico. Poi, a concludere il podio, sempre un altro corridore del pedale Pietra Santino Mattia. Benedetti, quarta posizione per Marco dell'amico della C Eiffel e Dario Saviozzi della Coltano Gruve Costruzioni. Questi i primi cinque per quanto riguarda la G2 maschile, per la G2 femminile invece la vediamo arrivare adesso Giorgia Vacondio della Tarros Junior Cycling Team. Quindi si è conclusa anche la, la gara riservata alla categoria della G2 e a breve prenderanno il via. I ragazzi della categoria della g3 per loro saranno 6 i giri da percorrere e andiamo a ricordare ancora qualche sponsor perché sono veramente tanti quelli di oggi a partire appunto anche dalla famiglia organizzatrice che è la famiglia Pierini in onore di Eliano Pierini poi circolo MCL la BU-Setter Toilette per animali, parrucchieri Hermes, Vincenzo Brocchini, verniciature e lucidature, frantoio Massa Rosa Olio Extravergine d'Oliva, Legno Line SRL, Grafica 77, Mister Gelo, poi Luana Articoli da regalo e Bomboniere, Officina Pierucci. Marco intanto ritorniamo in corsa con il via che viene dato da Giovanni Guidi per la categoria della G3 e sono sei i giri da percorrere per un totale di 6 km e 600 metri. Abbiamo visto molto veloci le gare quelle riservate alla categoria della G1 e della G2 e un pochino più di studio in questa della G3 dove vediamo il gruppo che rimane ancora compatto in questo rettangolo a piano del quercione gara organizzata dal SC Corsanico Associazione Sportiva Dilettantistica insieme vi ricordo alla misericordia di piano del quercione siamo già nelle fasi Conclusive di questa gara. A breve ci sarà il suono della campana. Io ne approfitto per andare a eh, ricordare ancora qualche altro sponsor come Cipriano Carrozzerie, Termoidraulica 2000, Pausa Caffè Cialde, poi impresa edile, fratelli Fruzzetti, fratelli, chimenti in grosso carni. Eh, Luca in biancature e verniciature ed eccoci con il suono della campana quindi ultimo giro per quanto riguarda anche la categoria della G3 che ha visto un quintetto davanti quindi ultimo chilometro praticamente triangolo rosso e poi andremo a scoprire chi sarà anche il vincitore per quanto riguarda questa terza gara in programma delle 6 o meglio dire 7 considerando anche la categoria della G0 quest'oggi in questa gara organizzata vi ricordo dall'SC Corsanico ed eccola la volata per eh, aggiudicare la vittoria nella categoria della G3 e a vincere è il corridore del team cinquale Andrea De Angeli davanti a Ivan Duranti della Tarros Junior Cycling Team e poi Utano Antonino Pio della ciclistica mobilieri Ponsacco Marco Citti della Monte Carlo Ciclismo e Giulio Mariani della Coltano Grube Costruzioni. Questi i primi 5 per quanto riguarda la categoria della G3 maschile. Attendiamo adesso, c'è anche eh, l'arrivo la, della categoria femminile dove a vincere è Ginevra Fialdini della Uccido Donoratico davanti a Clara Fondelli della Coltano Grube, poi Nicole Mosti della Cinquale, Angelica Bagatella della Carube Progetto Giovani e in quinta posizione per la Tarros Junior Cycling Team Ionella Diana Kurka siamo già con eh, la categoria della C4 per loro saranno nove i giri da percorrere vi ricordo che al termine della manifestazione ci sarà anche una classifica punti per team che andrà praticamente a eh, sommare tutti i risultati che i corridori eh, delle varie categorie hanno eh, portato nelle gare eh, di competenza e poi ci sarà un punteggio che andrà a decidere chi sarà la prima società eh, fra tutte quelle presenti oggi che vi ricordo sono la Coltano Grube Costruzioni, poi la eh, Fiumaretta, la Pian di Mommio, a seguire la Doloratico, la Cinquale, la Nippo, Vini Fantini, eh, Bottagna, la Monte Carlo Ciclismo, il Team Stradelle e il Pedale Pietrasantino la Carube Progetto Giovani, la AC Eiffel Tarros Junior Cycling Team e la eh, ciclistica Mobilieri Ponsacco, appunto la Carube Progetto Giovani. Ritorniamo in corsa con la categoria della G4, eh, saranno come vi dicevo 9 giri da eh, percorrere per un totale di 9 km e 900 metri per questi ragazzi che eh, passano eh, già sotto il traguardo. Quando siamo ormai nelle fasi conclusive di questa gara riservata alla categoria della G4 e qui possiamo vedere un po' l'organizzazione, tutte le squadre, in questo caso era la Mobilieri eh, Ponsacco che eh, senza neanche farla apposta ritornando in corsa è la prima, colei che sta eh, facendo la gara e sta caratterizzando eh, questa gara riservata alla categoria della G4, quindi un uh, corridore al comando con quattro inseguitori e poi un atleta della Carube subito dietro a cercare di riportarsi sul quartetto. Quando vi ricordo, ormai siamo nelle fasi conclusive, a breve ci sarà il suono della campana e noi intanto facciamo sfilare tutti gli atleti della categoria della G4 che vi ricordo, dovevano percorrere 9 giri su questo quadrato per un totale di 9 km e 900 metri Poi a seguire la categoria della G5 che dovrà percorrere 11 giri e poi quella della G6 che dovrà percorrere 14 giri. Nelle categorie successive vedremo molto più studio perché i ragazzi si avvicinano eh, a quella che sarà poi la categoria degli esordienti, quindi anche le tattiche di corsa iniziano a diventare una eh, tematica importante. Ritorniamo in gara con sempre il passaggio solitario del corridore della Ponsacco davanti al quartetto alle sue spalle che sta cercando di rientrare si trattava di Leonardo Anichini mentre le sue spalle abbiamo visto Giacomo Poli poi Aleandro Di Riccio, Daniel Lica e eh, Edoardo Fortunato Prisco questi sono gli atleti che stanno inseguendo il Battista della Mobiliaria di Ponsacco Leonardo Anichini e questa fuga sta caratterizzando questa gara riservata alla categoria della G4 in questo secondo trofeo Sagra dell'Olio e delle Olive in memoria di Perini organizzato dalla SC Corsanico e dalla Misericordia di Piano del Quercione a cui va anche i ringraziamenti per il servizio sanitario offerto ovviamente su questa manifestazione siamo ormai in prossimità dell'arrivo e eh, ancora davanti il Corridore della Ponsacco quando suona la campana, e quindi per lui ultimo giro, ultimo giro per la categoria della G4. Un chilometro ancora alle sue spalle, sempre il quartetto a inseguire con adesso attacchi e contrattacchi per cercare di rientrare davanti sul battistrada. E mentre alle spalle sempre il corridore della Coltano Grube. Che sta cercando di riportarsi sotto, ed eccoci all'arrivo con il corridore della Mobilieri Ponsacco. Leonardo Anichini che va a vincere in solitaria dopo una bella cavalcata, e dietro invece la volata per la seconda posizione vinta da Giacomo Poli del pedale. Pietra Santino davanti ad Alejandro Di Riccio della Carube Progetto Giovani, poi Daniel Lisac della eh, AC Eiffel e Prisco Fortunato Edoardo della Coltano Grube che abbiamo visto arrivare in quinta posizione e che non era riuscita a rientrare sui quattro davanti per la categoria femminile. Invece a vincere è stata Aurora Salvestrini dell'Aucidio Noratico davanti a Margherita Mariottini della Coltano Grube, poi Aloy Suami del team Stradella, Sara Menchini del Cinquale e Caterina Rosi del pedale Pietrasantino. Eccoci con invece i corridori della categoria della G5. Vi ricordo, per loro: saranno 11 i giri da eh, dover percorrere su questo rettangolo. E andiamo a ricordare ancora qualche sponsor. Eh, Ci l'avamo fermati perché sono veramente tanti eh, quest'anno. Eh, iniziamo con eh, Luca in biancatura e verniciature poi Giovanni. Vecoli, fiori e composizioni per ogni evento, antica locanda da Luca, Oriano Alimentaria Agraria Albiani, Ivano Gardening, poi Baccelli Emanuele, Autofficina, Barchiara Studi Ingegneria, Edile eh, Pierini, Macelleria Lucchesi, Giovanni e Alessandro, Bar Argentona, Pierini, Luca Falegnameria, Conad Massarosa, Orificeria, Stefani e poi eh, ne troveremo altri nel corso di questa telecronaca. Mentre noi abbiamo visto la partenza data dalla giuria, che vi ricordo, vede nel presidente di giuria Giovanni Guidi e nel giudice di arrivo. Federica Zanobini, il via a questa gara riservata alla categoria della G5, che dovrà percorrere in tutto 11 giri. E come vi dicevo in precedenza, eh, vedremo una gara differente fatta di studio perché si inizia già dalla categoria della G5, poi soprattutto in quella della G6. A cambiare un po' la tipologia di corsa, non si va più pronti a tetti via con il più forte che eh, o comunque chi riesce a stare meglio in bicicletta, che riesce a staccare tutti gli altri. Ma qui si inizia a controllarsi. Infatti, lo vediamo in queste fasi centrali della corsa. Quando i corridori passano, sono sempre eh, ancora insieme. Nella maggioranza di quelli che sono partiti, e eh, li lasciamo sfilare ancora. Un gruppetto di una decina di unità che è, si è staccato, è riuscito a prendere un margine interessante sugli eh, inseguitori. E vi volevo ricordare appunto che questa gara è anche in concomitanza della Sacra dell delle Olive del, di, di Via del Guado, organizzata qui a Massarosa dalla Misericordia. Ha dato anche il suo contributo per l'organizzazione di questo secondo trofeo. Saga delle e delle Olive, Memorial Eliano Perini. Ed eccoli ancora gli atleti della categoria della G5 che transitano sotto il traguardo quando siamo a metà gara, quindi siamo ancora a cinque giri dalla conclusione. Con la situazione che si è un po' delineata, con un gruppetto. 10 corridori al comando e alle spalle alla spicciolata. Tutti gli altri vi ricordo che in tutte le categorie è riservata una classifica sia maschile che femminile che poi andrà a sommarsi in punteggi per delineare chi sarà eh, il vincitore nella classifica punti per team che ormai è diventata quasi una costante nel mondo dei giovanissimi e vediamo adesso con le immagini le fasi concitate nel finale con il suono della campana quindi ultimo chilometro dove abbiamo visto un corridore da solo al comando e qui invece dietro il gruppo che è rimasto all'inseguimento e tutti alla spicciolata poi gli altri componenti di questa categoria della G5 che vi ricordo doveva affrontare 11 giri su questo quadrato qui a Massa ed eccoci con l'arrivo per quanto riguarda la categoria della G5 e a vincere staccando tutti è stata già da Bonni della cinquale mentre qui l'arrivo e la volata per quanto riguarda la categoria maschile dove a vincere è stato eh, Lorenzo Bertuccelli del team Stradella davanti a Jacopo Melmonte, poi Lorenzo Bertelli, Manuel Cantini e Daniele Mar eh, Martinelli. Ma nella categoria femminile abbiamo visto l'arrivo in solitaria davanti anche agli uomini di Giada Bonni della Cinquale che va a vincere davanti a Sofia Fioravanti del team Stradella e Beatrice Corsi della Nippo Vini Fantini, VC Bottagna ASD. E siamo pronti con l'ultima gara, quella riservata alla categoria della G6, che prevede solamente eh, atleti maschi, quindi non ci saranno per quanto riguarda l'ultima e la, la più grande delle categorie della, dei giovanissimi quindi saranno eh, solamente nella categoria maschile a prendere il via in questa gara vi ricordo ancora che al termine proprio della categoria della G6 ci sarà eh, anche eh, verrà stilata anche la classifica per team in base a tutti i risultati raccolti nelle varie eh, categorie nelle varie rappresentanze maschili o oh, femminili per la G6 saranno 14 i giri che gli atleti dovranno percorrere. Eh, qui sul percorso di Massarosa a Piano del Quercione, eh, più precisamente nella provincia di Lucca, per questo secondo trofeo Sagra dell'Olio e delle Olive. Memorial Eliano Pierini. E prendono adesso il via gli atleti della categoria della G6 per l'ultima gara, gara di questa giornata. Nel mentre li facciamo sfilare, andiamo a ricordare anche gli ultimi, ma non ultimi, sponsor di questa manifestazione, a partire dalla Conad di Massa Rosa, poi Orificeria Stefani, Studio Tecnico Francesconi, Marino Vatteroni Transenne, poi Cicli Maggi, Speedy Bike di Barsottelli Massimo, poi Emporio del ciclismo Cherry Cicli Tarducci, Roberto, Cicli Poli, Bianchi Team, poi Health Fitness Autoricambi, Massa Rosa, SRL, Il Gatto e la Volpe Outlet Sport e Motor Team eh, Piggio Ghezzano. Questi sono tutti gli sponsor che abbiamo rammentato un po' la spicciolata perché vi ricordo tantissimi, ma fa piacere vedere una grande partecipazione da parte di partner non tecnici non de, del mondo del ciclismo per dare la possibilità a quelli che sono il futuro del nostro ciclismo italiano di poter correre e di poter iniziare questo bellissimo sport siamo nelle fasi centrali per quanto riguarda la categoria della g6 che vi ricordo deve affrontare in tutto 14 eh, giri, quindi la gara molto più lunga. Anche qui abbiamo visto fasi di studio, ma passiamo direttamente con il suono della campana. Quindi ultimo chilometro e 100 metri per quanto riguarda la categoria della G6. A breve andremo a vedere chi sarà anche l'ultimo vincitore di questa giornata in questo secondo Trofeo Sagra dell'Olio e delle Olive Memorial Eliano Pierini ed eccola la volata perché arrivano tutti insieme una volata ristretta con l'atleta della Coltano Grube davanti a vincere su tutti è Alessio Anguillesi della Coltano Grube davanti a Thomas Mosti della Cinquale, Leonardo Sica della Monte Carlo, Filippo Piacenza della Donoratico e Santiago Di Riccio. Per quanto riguarda la classifica delle società, a vincere è stata la Coltano Grube davanti alla Donoratico. Terza la Cinquale, poi il team Stradella e pedale Pietra Santino, la Carube Progetto Giovani, Ciclistica Mobilieri. Ponsacco e poi tutte le altre ma noi andiamo ad ascoltare gli organizzatori di questo secondo trofeo sagra dell'olio e delle olive Memorial Eliano Pierini. Oggi qui in questa sagra avete ospitato una gara dei giovanissimi diciamo è andato tutto bene visto la splendida giornata e il numero di partecipanti? Sì è stata un buon, una buona riuscita tanti partecipanti intorno a 120 partecipanti siamo molto lieti che siamo venuti qui a onorare questa manifestazione che era intitolata anche era secondo, secondo trofeo sagra dell'olio e dell'olive e primo memoria nominato a mio padre. E è stata è riuscita molto bene, via, almeno per ora, ora ci saranno le premiazioni e speriamo che vada tutto a posto. Diciamo visto la buona riuscita possiamo pretendere già per il prossimo anno per la terza edizione. Sì, terza edizione, secondo Memorial. E hanno chiesto, io sono stato buttato dentro un po' di improvviso così, mi hanno chiesto se potevano fare la memoria di mio padre, ben volentieri, la mia famiglia ha risposto bene, mi ha dato una mano, hanno contribuito anche loro economicamente insieme a me per la riuscita di questa manifestazione, abbiamo dato un contributo, poi siamo andati a cercare un po' di sponsor, il prossimo anno... Abbiamo chiesto l'organizzazione del campionato regionale, speriamo che ci venga assegnata a noi e bene così. Pierini Mauro, oggi insieme al fratello dedichi a questa organizzazione. Abbiamo sentito le parole di tuo fratello, soddisfatto e onorato di rendere onore al nome del padre. No, io penso che sia un, un, un fatto solo, um, di orgoglio del, del nostro, nostro, dei figlioli ridare un po' di spazio a lui che, che nella, nella provincia di Lucca ha dato, io penso, uno de, dei personaggi forse che, che ha dato più, più di tutti nel, nel, nel ciclismo. Era logico noi ridargli un po' di spazio. Rotti della società Corsanico, oggi avete appoggiato Pierini, per ricordare suo padre, diciamo un'ottima organizzazione. Sì, certo, abbiamo dato ben volentieri a questa associazione perché merita veramente, perché, anche perché io ho conosciuto suo padre, ho fatto parecchie battaglie nella provincia di Lucca, magari ottenendo dei risultati minimi, ma almeno li abbiamo ottenuti da, dalla parte noi qui di Massa Rosa. E lo ringrazio vivamente per tutto quello che mi ha insegnato e quello che mi ha dato Visto che oggi hai appoggiato la causa sappiamo che abbiamo anche una tua causa, diciamo di un'organizzazione molto importante, di una gara ormai negli anni che va avanti Allora, noi quest'anno, c'è cioè il 2 settembre abbiamo la nostra gara nazionale Elite Under 23 però abbiamo che naturalmente apprezziamo e vogliamo ripetere con grande orgoglio e grande determinazione. Quest'anno però Abbiamo, anche, abbiamo avuto l'onore di incontrare il presidente della Federazione Italiana di Rocco, venuto qui a Massa Rosa. Esclusivamente, per... noi abbiamo proposto di ottenere il campionato italiano, e lui ci ha dato un po' di chance diciamo, per poter arrivare a questo. Certamente, noi ci daremo da fare il massimo sforzo, anche l'organizzazione comunale doveva darci una mano. Per poter arrivare a ottenere certi risultati. Allora diamo l'appuntamento a settembre e poi per il grande appuntamento ci aspettiamo l'anno prossimo. Esatto, il 2 settembre abbiamo la nostra gara nazionale che è la 29esima e tu, tutti gli anni consecutivi e che ne ho fatto, sono fiero, veramente fiero di averli fatti tutti insieme alla società e il prossimo anno sper sperando che il signor Di Rocco ci dia il suo benest benestare di poter arrivare a, a questa grande manifestazione. Paganelli Michele insieme a Perini avete messo su questa splendida manifestazione sempre in concomitanza con la sagra dell'olio e dell'olive, dovete rimanere a essere soddisfatti oggi se avete da ringraziare qualcuno in particolare. Allora, il primo da ringraziare è Giannini. Raffaello che non è presente per problemi di lavoro, è impegnato per lavoro ovviamente, Se fra praticamente io lui e Marco siamo quelli che abbiamo tirato le righe per fare questa manifestazione, Speriamo, sper sembra sia riuscita bene, si, si proverà a ripetere il prossimo anno. Pierini ci ha già dato il suo apporto per il prossimo anno, ha già scavalcato di uno scalino chiedendo anche un qualcosa in più per l'anno prossimo, vedo nel tuo sorriso un qualcosa di, di malizioso. Eh, noi siamo, si, si pensa sempre in grande, ci proviamo, però eh, ci sono... non è facile, siamo in pochi, il paese è piccolo e si cerca di fare il possibile, comunque se ci verrà dato l'ok ok, ci impegneremo, troveremo gente nuova e ovviamente siamo, si organizza una saga delle live, siamo un paesino, siamo un, mille persone, mille abitanti, perciò tirare fuori dentro anche 50 persone non è facile. Eh, sì che è un, nel mese di maggio siamo tutti impegnati, praticamente tutto il paese è impegnato per questa manifestazione. Sono 45 anni che facciamo questa sagra, sì che siamo un po' affermati nel comune però eh, i pensionati non è che abbiano più voglia di darci una mano, in pensione i giovani non ci vanno, il tempo corre, eh, si lavora, però bisogna anche dare, fare un po' di, di solidarietà e tirare avanti il paese, nel paese ci si crede. Ora vi siete riuniti i due artefici di questa manifestazione per ringraziare coloro che vi hanno dato un supporto, una mano morale e non solo. Sì, è stato molto determinante. E la collaborazione di tutti gli sponsor che vogliamo ringraziare in maniera particolare e sentita perché, perché senza di loro non si poteva riuscire a fare questa manifestazione. Le ringraziamo tantissimo, scusate se ci dimentichiamo di qualcuno di loro, però un grazie in particolare va anche a loro. I due, i due da, da sottolineare sono comunque la misericordia di piano del Quercione e il GS Corsanico che senza di loro non si sarebbe potuto effettuare questa manifestazione. Un grazie al Corsanico e a tutti gli amici che ci hanno dato una mano.